Ciao a tutti amici, come avrete visto ho portato un nuovo format sul canale di recente. Oltre a ciò volevo anche chiedervi una cosa prima di cominciare il video. Sto cercando le storie vere di persone che come voi magari ne hanno una importante da raccontare. Vorrei riportare appunto le vostre storie, se fosse possibile riportare delle storie abbastanza difficili da far capire alle persone che non tutte le storie del mondo, dell'Italia, sono uguali. È che tutti abbiamo qualcosa da raccontare. Quindi, se voleste raccontarmela, scriverla, se voleste anche soltanto dirmi un incipit, così da valutare se farci un video, mandatemi una mail. La mail la trovate in descrizione. E con questo cominciamo il video. Grazie mille. In quel momento Jeff era in ospedale ad aspettare, ansioso che Anna uscisse. Tutto il corridoio era vuoto. Erano circa le 3 di mattina e ovviamente c'era poca gente. Per la maggior parte anche i pazienti erano nelle loro stanze. Anna però era l'unica ad urlare. Ma per quale motivo? Beh, semplicemente perché stava dando alla luce suo figlio, David. Avevano già scelto il nome e preparato tantissime cose. I vestiti, il passeggino e la stanza da letto. Non avevano scelto il colore perché volevano che, crescendo, il piccolo David scegliesse per lui. L'attesa era snervante per Jeff. Per 9 mesi non era stato minimamente preoccupato e anzi, spesso andava via di casa a far altro, senza dirlo ad Anna. Ma in quei minuti sembrava più nervoso del solito. Eppure non era per l'arrivo del bambino, ma per un'altra cosa che poi vi racconterò più avanti. Infine, dopo urla e ore di attesa, il medico uscì dicendo: "Ce l'abbiamo fatta, è arrivato il piccolo David, però dovrebbe parlare con sua moglie, ho già spiegato tutto a lei, così sarà molto meglio, mi si fidi." Non capì Jeff, ma ringraziò e entrò. Qui vide la stanza piena di luci e macchinari di vario tipo, con le infermiere che stavano uscendo. Lo guardarono in modo un po' strano, come se provassero pena per lui. Infine arrivò vicino a sua moglie Anna. "Tesoro, fammelo tenere in braccio, dai," disse. Ma poi all'improvviso si è completamente bloccato con gli occhi spalancati. "Aspetta, ti spiego bene cos'è successo e ti spiego cosa mi ha detto il dottore," disse Anna, molto preoccupata con in braccio David. Ma Jeff sembrava paralizzato e incapace di ascoltare. Però Anna continuò: "Il bambino è nero, lo so, ma non ti ho tradito, non potrei mai farlo. Il dottore mi ha spiegato che è una cosa rara, ma che accade. Da quello che ho capito, ci sono stati alcuni casi nel mondo. Visto che noi discendiamo da antenati di pelle scura per lo più, a volte alcuni bambini mostrano i geni di questi antenati." In effetti, ciò che stava dicendo Anna era verificato anche nei libri di storia e scienza. Non è il colore esterno, quello della pelle, a determinare sempre e comunque il colore che avrà il bambino. I geni sono sempre il fulcro di tutto e in alcuni bambini si manifestano come quelli degli antenati. Probabilmente per David era successo lo stesso. Non era così tanto scuro e probabilmente la pelle si sarebbe anche schiarita in futuro, ma a quanto pare era comunque più scuro dei suoi genitori bianchi. Jeff quindi parlò: "Faremo un test del DNA, ok?" E non disse nient'altro, uscendo dalla sala e correndo a sedersi da solo per lo shock. "Cosa ho fatto di male? Perché mi ha tradito?" disse a se stesso, dando per scontato il tradimento. 3 giorni dopo tornarono a casa. In quei 3 giorni Jeff non era tornato per vedere Anna e il figlio in ospedale. E Anna ci rimase ovviamente molto male, ma capì che lo shock doveva essere stato molto e quindi non disse niente. Tornati a casa però c'era ancora molto silenzio. Anna corse nella stanza del bambino per poterlo mettere sulla culla. "Vieni amore, vediamo come sta in questa stanza, ok? Che dici?" Ma Jeff disse che doveva uscire. "Io devo andare, torno stasera, incontro degli amici." Per Anna fu un colpo al cuore, ma avrebbe aspettato pazientemente l'arrivo dei risultati del test del DNA, così da far capire a Jeff che certe cose potevano accadere. Si mise poi sul computer proprio per verificare meglio e ottenere informazioni. A quanto pare ciò che aveva detto il medico era corretto. Specialmente in America moltissimi hanno antenati di pelle scura provenienti da ogni parte del mondo e in special modo dall'Africa. Nella sua stessa famiglia, secoli fa, c'erano antenati di colore, perfino asiatici. C'era poi scritto che spesso capitava un bambino su 1 milione, ma poteva tranquillamente succedere, anche più spesso. Poteva anche succedere il contrario, cioè bambini bianchi da genitori più scuri. Lei non avrebbe mai potuto comunque tradire Jeff, lo amava alla follia, fin da quando l'aveva conosciuto alle scuole superiori. Era una giornata luminosa di primavera, quando Jeff e Anna si sono incrociati per la prima volta nei corridoi del liceo. Jeff era un tipo esuberante, amato da tutti, il tipico figo della scuola, possiamo dire, mentre Anna era molto solitaria, il contrario, insomma. La loro prima interazione fu casuale ma decisiva. Entrambi stavano cercando di navigare attraverso la confusione di studenti che si riversavano nei corridoi per raggiungere la prossima lezione. I loro sguardi si incontrarono quando Anna accidentalmente urtò Jeff, facendo cadere i suoi libri. "Oddio, scusami," furono le prime parole.
Mentre si chinavano entrambi per raccoglierli, i loro occhi si incontrarono e in quel breve momento qualcosa scattò. Una sua amica, saputa la cosa, le aveva detto: «Ehi, attenta a quel Don Giovanni, ok? Se è interessato a te, lo è a tante altre, fidati». Ma Anna non lo pensava, credeva nella bontà degli occhi di Jeff. Nei giorni seguenti, Jeff e Anne hanno iniziato a cercarsi attivamente, trovando scuse per passare tempo insieme. Hanno scoperto di condividere molte passioni, tra cui un amore per la musica e per i film d'autore. Le pause pranzo e le ore dopo scuola diventarono i loro momenti privilegiati, trascorsi in lunghi dialoghi e risate condivise. Con il passare dei mesi, quella era anche un'amicizia che si stava per trasformare e che si era trasformata lentamente in qualcosa di più profondo. Durante una serata estiva, sotto un cielo stellato, Jeff raccolse il coraggio di esprimere i suoi sentimenti verso Anna, scoprendo che erano corrisposti. Da quel momento in poi divennero inseparabili. La fine delle scuole superiori, però, aveva segnato la fine della relazione. Jeff e Anna, pur amandosi profondamente, avevano scelto l'università in città diverse, spinti da aspirazioni e sogni diversi. Hanno provato a mantenere qualcosa a distanza, ma specialmente Jeff non sembrava potercela fare e aspettare fino a quando non si fossero rincontrati. Quindi tutto finì e Anna fu molto triste. Così sono passati molti anni, fino a quando un giorno il destino ha fatto il suo dovere. Anna era una brillante professionista in un ufficio. Era in pausa in quel giorno, pausa pranzo con il suo capo Pedro. Stava mangiando in un caffè all'aperto, quando Jeff era apparso proprio in quel caffè. Era in città per un breve periodo, in giro con alcuni amici. Il riconoscimento era stato immediato e nonostante la sorpresa e l'imbarazzo iniziali, Jeff si era avvicinato. «Ehi, ciao, ma sei proprio tu?» aveva detto con tono amichevole e un volto sorridente. Il pranzo con Pedro era diventato un momento di riavvicinamento. Pedro aveva lasciato entrambi soli per concedergli una bella e isolata rimpatriata. Infine si erano scambiati il numero e Jeff e Anna hanno continuato a vedersi fino a sposarsi e ad avere un figlio. Jeff però con il tempo era cambiato molto. Per esempio non si preoccupava più della casa o della relazione. Spesso tornava a casa tardi e tante volte doveva andare Anna a riprenderlo dai vari bar in cui beveva. A soli 3 anni dal matrimonio tutto era cambiato. Ma Anna sperava che con un figlio la situazione migliorasse e si tornasse all'amore provato alle superiori, o comunque negli ultimi anni prima di sposarsi. Eppure così non è stato per niente. Quel bambino non sembrava piacere per nulla a Jeff, ma lei era fiduciosa, e quando Jeff tornò la sera dall'uscita con gli amici, gli mostrò le prove di ciò che aveva detto il medico in ospedale. «Hai visto, amore? È fattibile, può succedere!» Ma Jeff si arrabbiò. «Adesso basta! Anche se fosse tuo, sai qual è il vero problema? Che quel bambino è nero!» Cosa diranno i miei amici? Lo sai che a loro non ho parlato di David per l'imbarazzo? Anzi, sono stufo, è finita, me ne vado prossima settimana. Anna era scioccata. Dopo 9 mesi faticosi e un parto che non sembrava arrivare alla fine, aveva appena ricevuto un fulmine a ciel sereno. Gli prese la mano e chiese a Jeff cosa intendesse e perché volesse andarsene. Ma quest'ultimo la strattonò via e disse che non doveva parlarne più. E che ormai se ne sarebbe andato. Anna andò a letto in lacrime e devastata. Non sapeva cosa fare o a chi rivolgersi. Era completamente sola quella notte. All'improvviso si risvegliò dopo essersi addormentata in lacrime, sentendo il pianto di David. Notò la mancanza di Jeff nel letto e pensò si fosse addormentato sul divano. Però era ancora fiduciosa perché credeva Jeff avesse detto quelle cose solo per rabbia e che quindi non l'avrebbe mollata veramente. Ma ebbe una brutta, bruttissima sorpresa subito dopo aver allattato David e averlo riaddormentato. Erano le 5 di mattina, ma stranamente non vide David né in salotto, né in cucina, né da qualunque altra parte. Così andò nel panico e cominciò a chiamarlo. «David, dove sei, David?» Uscendo fuori, vide che mancava la sua macchina e andò nel garage, dove trovò un biglietto sul parabrezza della sua. C'era scritto che lui se n'era andato e non voleva più saperne e che sicuramente lo stava tradendo con qualcuno. Jeff era sicuro di questo tradimento. Sconvolta, le venne quasi un attacco di panico, ma si calmò il più possibile. «Se io crollo, chi si prenderà cura di mio figlio?» disse a se stessa. Da lì cominciarono giorni difficili. Scoprì prima di tutto che i soldi sul conto che aveva in condivisione con Jeff erano stati del tutto svuotati. Ora non aveva nemmeno modo di pagare le bollette, ma decise di chiedere aiuto. Non poteva continuare da sola in quel modo. Tornò un giorno al lavoro. Aveva ancora molti mesi di maternità, quindi poteva rimanere in realtà a casa, ma c'era bisogno di fare qualcosa e anche in fretta. «Ciao, Pedro!» salutò il suo capo, che fu contentissimo di vederla e anche sorpreso. «Ma ciao Anna, e quello deve essere il piccolo David, vero? Me ne hai parlato così tanto nei mesi precedenti che sembra quasi lo conosca». Anche lui rimase sorpreso dal colore della pelle e Anna spiegò la situazione. «Oddio, mi dispiace tantissimo».
La abbracciò perché era scoppiata in lacrime subito dopo, ma Pedro la guardò in modo deciso e disse: «Non piangere. Ti darò una mano, ok? Hai bisogno di un anticipo sullo stipendio, vero? Nessun problema, posso darti fino a 3 mesi di paga, così il piccolo David non avrà problemi. E se ti serve una tata, posso proporti una mia amica, che ne dici? Lei è brava con i bambini e prende poco per ora, perché non ha molte richieste e vuole imparare». Anna lo ringraziò di cuore. «Ti devo la vita e se avrò bisogno ti contatterò per la tata, ok?» Pedro, molto contento, la salutò per poi tornare al lavoro e Anna finalmente si sentì un attimo rincuorata. Ma come tata, nei momenti di bisogno aveva già pensato a una persona e andò velocemente a casa sua. Era Erika, la sua migliore amica. Fin dalle elementari si conoscevano, hanno fatto percorsi di studi diversi, ma in qualche modo si sono sempre tenute in contatto. Alle superiori ha dovuto separarsi da Erika per via dell'università, ma si sono viste spesso e volentieri e infine la loro amicizia era arrivata fino a quel punto. Sicuramente mi aiuterà. Erika è sempre stata una fedele compagna di sfide. E devo ancora mostrarle a David, visto che non ho avuto tempo e sono successe davvero troppe cose. Oddio, non vedo l'ora di vederla, pensò tra sé e sé, ma stava per avere una brutta sorpresa. Arrivata a casa di Erika, vide la porta leggermente aperta. Solitamente lei entrava dal retro della casa di Erika, perché spesso le faceva delle sorprese così. Per questo andò lì sul retro, ma stranamente la porta sul retro era chiusa. Era una cosa strana, raramente la chiudeva di giorno. Entrò quindi dalla porta principale mezza aperta, senza farsi sentire. Voleva proprio fare una sorpresa. Se non fosse stata a casa, l'avrebbe aspettata. Ma sentì dei rumori, versi, e capì che tipo di versi erano. Ah, deve essere con un uomo, meglio non disturbarla allora. Uscì dalla casa piano piano, ma all'improvviso sentì una voce. «Per fortuna ci sei tu», disse una voce molto familiare. «Cosa? Forse ho sentito male o era Jeff?» Così corse subito sopra e aprì la porta della stanza da letto, spaventando Erika e Jeff. «Ehi Anna, ma che diavolo ci fai qua?» Aveva ancora David in braccio e lo mostrò. Questo è David e volevo solo presentartelo, sai? Per quello ero venuta qua, ma fa niente, me ne vado». Dopodiché con rabbia chiuse la porta e andò via. Aveva appena visto il suo ex marito con la sua migliore amica. A pochi giorni dalla rottura era sconvolta. Si era perfino dimenticata che l'uomo le aveva rubato dei soldi. Tornata a casa capì che era rimasta veramente sola in tutto ciò. I suoi genitori non c'erano più da anni e lei non aveva molti amici. Passò così una settimana. Molte furono le difficoltà affrontate. Svegliarsi la mattina presto non era facile, andare a dormire tardi era la parte più difficile, visto che a volte non poteva chiudere gli occhi per non rischiare di perdere di vista David. Piangeva molto e a volte non la smetteva per ore. Il problema maggiore, secondo il medico, era il latte materno che probabilmente a David non piaceva e per questo Anna si dava la colpa. Ma 3 settimane più tardi si era un pochino ripresa e capì che era arrivato il momento di accettare l'aiuto di Pedro, il suo capo. «Ciao Pedro, ti chiamo per chiederti di quella tata, sai, quella babysitter di cui mi hai parlato». Pedro, molto contento, le disse che era disponibile e che l'avrebbe incontrata a casa sua in settimana, dandole così un appuntamento. «Finalmente, forse almeno un problema sta per essere risolto, vero?» pensò tra sé e sé. Se questa babysitter, o anche tata, si fosse occupata di David almeno per un paio di ore la sera, lei sarebbe riuscita a prendersi una pausa. Nel mentre, sempre quel giorno, arrivò a casa sua Erika. «Ciao, possiamo parlare?» disse con tono molto preoccupato. Ma Anna era molto arrabbiata e timorosa, però decise di farla entrare per sentire cosa avesse da dire. «Entra, ma fa in fretta». Erika, sedendosi sul divano, chiese di David. «Posso vederlo?» Ovviamente Anna disse di no. «No, e dimmi cosa ci fai qui?» Volevo chiederti scusa, è che sono stata ingannata anch'io. Jeff è scappato via, sai, mi ha preso un po' di soldi. La prima volta che ci siamo incontrati non pensavo ci avrebbe provato così tanto con me, però mi aveva detto che la vostra relazione non era niente di che in quel periodo e perciò mi sono messa con lui». Anna era sconvolta. «Aspetta, io pensavo fosse andato da te per la tristezza e lo shock di quel momento. Da quando state insieme allora?» Erika pensava lei lo sapesse e invece era sorpresa. «Come, non ti ha raccontato niente prima di mollarti? Sono 3 anni che stiamo insieme. Ormai, sai, ero dentro quella relazione, non riuscivo più a staccarmi, volevo farlo, però...» «Però da quando vi siete sposati lui mi ha fatto capire che la relazione stava sempre andando più giù». «Esci da casa mia», disse Anna con tono arrabbiato. «Aspetta, parliamo!» Ma Anna non voleva saperne. La prese per il braccio e la fece uscire. Lei cominciò a riflettere così su tante cose. Da quando diceva di uscire la sera con gli amici o addirittura anche quando stavano insieme a scuola, o le sue preoccupazioni in quei 9 mesi. A quanto pare Jeff era preoccupato perché non era insieme alla sua amante e aveva paura che l'amante lo mollasse, ma alla fine è stato lui a mollarla, tradendola e rubandole i soldi. Aveva fatto la stessa cosa con entrambe le ragazze.
Ripensò così Anna alle compagne di classe che l'avevano avvertita. Avevano detto che era un Don Giovanni e pensò al fatto che potesse essere alquanto vero. Ma non si aspettava che proprio la migliore amica potesse farle del male in quel modo. Conosceva da anni Erika, eppure aveva faticato a comprendere una cosa. Erika stava con lei perché voleva usarla e non per altro. La usava per fare bella figura davanti agli altri, visto che Anna era sempre quella vestita peggio degli altri e più timida e chiusa. Insomma, aveva capito in quelle settimane di quante persone sbagliate si era fidata. Ma sapeva anche un'altra cosa. Crescendo lei era diventata forte e indipendente. Aveva un lavoro che le permetteva di guadagnare tantissimo ed era molto brava in ciò. Per questo poi Jeff aveva smesso di lavorare di recente. Lei guadagnava abbastanza per entrambi. Ma ora era stufa di tutto. Avrebbe fatto di tutto per rimettersi invece in sesto. Infine andò a casa di Pedro e trovò una ragazza molto simpatica e disponibile. A quanto pare costava poco perché questa ragazza si stava specializzando per diventare maestra d'asilo e stava facendo molte prove prendendosi cura di bambini più piccoli, compresi i neonati. Anna volle quindi fidarsi di Pedro e dalla settimana seguente la sua vita cambiò completamente. La babysitter era presente ogni sera a casa sua e le dava una mano a tenere David, mentre lei si riposava e dormiva un po'. Era così riuscita a ritrovare un equilibrio. Dopodiché infine arrivarono anche i risultati del test del DNA ed era veramente figlio suo e anche di Jeff. Ma non avrebbe mandato questi risultati a Jeff. Non gliene importava più. Piuttosto era il momento di focalizzarsi su se stessa e su David. 3 anni più tardi, David stava crescendo sano e forte e Anna aveva ricominciato a lavorare. Nel mentre stava iniziando qualcosa di particolare con Pedro, che un giorno le ha detto: «Sai, mi sei piaciuta fin dal primo momento, ma c'era un problema. Jeff è rientrato nella tua vita il giorno in cui stavo per confessarmi, sai? Vedendo però i tuoi occhi innamorati ho capito che dovevo farmi da parte, e anche 3 anni fa non volevo infastidirti perché dovevi riprenderti la tua vita in mano. Ma ora vorrei mi dessi una possibilità». Anna era ancora spaventata dalle relazioni e non sapeva se fidarsi di nuovo di qualcuno. «Sai, non sono molto sicura, però possiamo incontrarci un po' più spesso, che ne dici? E vorrei invitarti ogni domenica a mangiare con me e David. Dopotutto ci hai salvati entrambi». Pedro accettò la cosa, sapeva che avrebbe dovuto attendere ancora molto, ma voleva farlo, perché la amava sinceramente. Così infine sono passati ben 20 anni. Pedro e Anna si sono sposati e vivono insieme una vita fantastica, mentre David è all'università in un dormitorio e non vede l'ora di tornare a casa. Quest'ultimo un giorno ha avuto un incontro inaspettato. «Ehi, ciao David, sono tuo padre. Forse non mi ricordi perché sono andato via tempo fa». David era incredulo. L'uomo davanti a lui, che lo aveva fermato all'improvviso all'uscita dell'università, diceva di essere suo padre. «Mi scusi, ma si sposti, devo tornare a casa oggi. Ho una cena con mia mamma e mio padre». Lì l'uomo lo lasciò passare. «Io sono Jeff e ci incontreremo di nuovo, sono il tuo vero padre. Chiedi ad Anna». L'uomo conosceva il nome di sua madre e ciò lo spaventò, ma infine era riuscito a tornare a casa sano e salvo. Era tornato per raccontare poi tutto a sua mamma. «Un tizio ha detto di chiamarsi Jeff e di essere mio padre, cosa vuol dire?» Lei sconvolta chiese: «Oddio, non dirmi che ti ha seguito. Jeff è subdolo. Già una volta l'aveva fatto 5 anni fa, ha provato a seguirmi». Prima che finisse la frase, a quanto pare qualcuno ha suonato alla porta. «Mando Pedro ad aprire, ci penso io», disse con tono serio. Aperta la porta vide veramente Jeff. «Vattene via o chiamo la polizia». «No, aspetta, ti prego. Chiama Anna, ho bisogno di lei. Sono indebitato fino al collo e solo lei può aiutarmi. Mi ama, ne sono sicuro. E vorrei anche vedere mio figlio. Ho scoperto infine da Erika che è veramente mio figlio». Pedro era arrabbiato e incredulo. «No, li hai abbandonati e li hai fatti soffrire per mesi. Ora ti permetti di ritornare. Vattene subito e non farti mai più sentire. Loro nemmeno si ricordavano della tua esistenza, sai?» Jeff, spaventato, se ne andò via. Pedro era minaccioso e aveva anche una mazza vicino a lui. Jeff, comunque, aveva sperperato tutti i soldi rubati ad Anna, andando con ragazze di facili costumi e giocando d'azzardo. Per anni era riuscito a sfuggire a degli strozzini che gli davano la caccia, ma nell'ultimo periodo erano tornati tutti a pretendere i loro soldi. Perciò pensò che l'unica persona che avrebbe potuto aiutarlo fosse Anna, ma non aveva capito che Anna finalmente era felice e non aveva bisogno di una persona come lui al suo fianco.